Buongiorno web amici, benvenuti al calendario. Oggi sono alle stelle. È arrivato finalmente il pacco che aspettavo dalla Cina con il kit per trasformare la mia Super Soco TS in una moto pazzesca. Almeno lo spero, perché il motore originale è 1200 watt e questo è un kit da 4000 watt, ragazzi, 4000, 4 volte quasi il motore che ha. Quindi dovrebbe andare un po' di più, diciamo, non da bestia, ma un po' di più. Vediamo se effettivamente è così, se ne valsa la pena, poi vi spiego tutto. Apro, guardiamo cosa c'è all'interno, dopodiché smonterò tutta la moto, dovrò andare dal gommista perché qua c'è il cerchio come quello che ha, ovviamente con il motore più grosso, farò mettere il copertone e ho preso un copertone più grande sperando che ci stia sotto perché così è un po' più bella vederla anche e ha un po' più di tenuta. E vediamo i vari collegamenti insieme, così se qualcuno è interessato potrà collegare e tutto il kit come ho fatto io, ok? Dai, vediamo, basta chiacchiere e apriamo, apriamo il pacco che qua è super imballato alla grande. Così vi dico che cosa c'è all'interno. Allora, c'è un po' di roba. C'è veramente un po' di roba. Allora, pezzo alla volta, facciamo tutto. È impacchettata bene. Allora, qua non c'è nulla. Cominciamo con un primo pezzo, così ve li dico un po' alla volta. Dunque, manopole, belline più o meno come quella là, per l'acceleratore, destro e sinistro. Mettiamo da là. Poi vediamo, perché se funziona con quello originale non tocchiamo niente, ok? Tanto uno spilotto con 3 kg come dovrebbe essere già quello normale che ha, perché funzionano così. Poi, pacchettino piccolino, ha un cavetto all'interno, vediamo subito. Ok, cavetto che si dovrebbe collegare tra il PC, ok, e presumo il controller per fare la programmazione. Magari me lo metto un po' più vicino. Qua ci sono un sacco, non ho praticamente di spinotti. Lo apro qua con calma. Ecco qua, ci sono anche dei diodi, non so a cosa possono servire, vedrò. Una grande, non so, spinotti, gommini, per essere a stare, insomma. Già mi preoccupa perché ci sono queste resistenze, comunque le vedremo dopo. Ok, poi abbiamo un altro cavo, però sempre fatto così, ma con l'USB, con il suo CD per installare, quindi sarà anche questo per l'installazione. Ha veramente un sacco di roba, ragazzi, veramente un sacco di roba. Abbiamo una staffa, perché questo kit comprende anche, sono cadute le viti, comprende anche una modifica al disco posteriore perché viene maggiorato, quindi sicuramente questa deve essere la staffa, presumo per il disco posteriore, ok? Due bulloni e una staffa. Poi abbiamo quattro strumenti, ok, quattro strumenti, quanti fili ha? 3, dunque 2, 4, 6 fili, guardate un po', non so se è più bello di quello originale o no, comunque 60 volt perché praticamente questo kit è stato costruito apposta per la batteria della Super Soco che ho, che è 60 volt, comunque quattro strumenti, quindi vediamo se poi è più bello questo oppure tengo quello originale, vediamo poi dopo, comunque. Qua lo sto messo. Poi abbiamo qua praticamente, ok, faccio anche il gommino, facciamo una specie di cuneo, non so cosa serve. Probabilmente questo cuneo era messo qua per
Ah sì, ok. Per non far chiudere la pinza. Ok, abbiamo l'impianto già con l'olio dentro. Sì, c'è già l'olio dentro. Per poter cambiare, mettere praticamente questa pinza che ha l'attacco ed è maggiorata rispetto a quella che ha. E ovviamente ha il sensore di qua di frenata e della luce stop, ok? Quindi vediamo, ma secondo me non bisogna cambiare questo, basterà staccare solo il tubo da quello originale che abbiamo e cambiare la pinza, ok? Comunque lo vediamo anche questo dopo. Poi non c'è più nulla su questo, questo qui. Ok. Ed ecco qua, una bella veste, è anche pesante. Ed ecco il controller, nonché, come potete vedere qua, il, diciamo, quello che gestisce tutta la parte, praticamente il cuore di tutto il sistema elettrico. Quindi poi anche qua andremo a collegarlo e cercherò di capire come fare. Quindi abbiamo sicuramente questo che è il positivo, che è il fusibile, positivo che va, che è il fusibile, quindi va collegato qua, negativo, le tre fasi del motore, ok? Infatti abbiamo UV e W. E poi abbiamo questi vari fili che bisognerà capire, sono numerati, ecco, li hanno numerati, fortunatamente non hanno scritto in cinese. Ci sarà allora sicuramente uno che sarà, presumo, questo. Questo qua deve essere il sensore all, come si dice. Poi abbiamo quadro strumenti, acceleratore, eccetera eccetera. Abbiamo un po' di strumenti, ad esempio se va in uno di questi. No, probabilmente ci sarà ancora qualcos'altro da collegare, non lo so, va bene, poi vedremo. Questa è una bella bestia, quindi bisogna cercare un posto che sia comodo da mettere. Questo fa da 24 a 72 volt con una bella sbarra da 350 A, infatti è veramente veramente bello grosso, bello pesante. Ok, veniamo adesso al pezzo clou. Diciamo che c'è un po' di roba da sostituire, ci tribolerà magari un giorno o due, però secondo me poi ma di più ne vale la pena. Comunque lo spero, perché questo kit non costa poco. Allora, imballato devo dire veramente bene, quindi complimenti a loro. Il porto sicuramente non ha partito, c'è il nastro, quindi bisogna toglierlo così. Voilà, ragazzi, guardate che bello, spettacolo, veramente uno spettacolo. Disco già inserito, più grande ovviamente di quello originale, se non ricordo male l'originale 200, questo 220 si vede, infatti è più grande, motore anche più grande. Vediamo su, pesa tanto, pesa veramente tanto. QS Motor 4000 watt, spettacolo, un cavo, ragazzi guardate qua, cioè guardate che cavo è sto motore, è il più grosso cavo della moto, pazzesco. Quindi qua abbiamo degli spinotti e dovrò capire come collegarli. Allora qua abbiamo le fasi, non c'è scritto sopra, quindi bisogna capire qual è, uno potrebbe colorarle,
sarebbe stato più utile. Comunque, 1, 2, 3. Ok, tipo così. Non lo so, adesso poi vedremo. Allora, mi hanno mandato le istruzioni per email e quindi cercherò adesso di capire i vari collegamenti, perché come vedete qua non c'è nessun foglio, ok? Questo è il video di oggi, l'unboxing di tutto il kit. Ora vado dal gommista e la faccio montare il pneumatico e vediamo il prossimo passaggio per il montaggio, ok? Al prossimo video dell'elaborazione della Super Soco. Ciao ciao!